Alessia, hai sentito Don Mirko che ha iniziato il libro del Deuteronomio? Sì, infatti è l'ultimo giorno di vita di Mosè e lui ci ha lasciato il suo testamento. Eh sì, è vero, però io vorrei saperne ancora di più. Chiamiamo Don Mirko. Ok, Don Don Mirko! Mirko. Ciao ragazze, ciao Alessia, ciao Irene. Ciao. Di cosa state parlando? Del libro del Deuteronomio, no? Ma ci potrebbe spiegare qualcos'altro? Sì, va bene. Abbiamo visto nella volta scorsa lo Shema Israel, e cioè questa bellissima preghiera degli ebrei, nella quale si ricorda che Dio è uno solo e Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Adesso potremo leggere un altro brano molto bello che troviamo nel settimo capitolo del Deuteronomio. E questo brano ci ha dato come titolo una bella domanda intrigante: ma perché Dio ha scelto Israele e non altri popoli come popolo dell'alleanza? Vediamo insieme quali sono le parole che troviamo in questo nostro brano. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re di Egitto. Ma Don, scusa se ti blocco subito, Sì. ma chi è che ha detto queste parole e dov'è il popolo di Israele? Ok, è importante sempre saper contestualizzare il nostro brano, cioè capire chi sta pronunciando queste parole e dove si trova il popolo che ascolta queste parole. Noi siamo arrivati quasi alla terra promessa. La terra promessa, Mosè la vede da lontano, siamo in cima a un altopiano, si vede da qui la terra promessa, la terra dove gli israeliti staranno per, insomma, occupare questa terra e conquistarla, ma è l'ultimo giorno di vita di Mosè e in questo ultimo giorno di vita Mosè ci lascia il suo testamento, lui che non potrà entrare nella terra promessa. Allora siamo sulle soglie della terra promessa e queste parole sono il testamento di Mosè, sono parole molto belle, nelle quali Mosè fa un po' il punto della situazione, legato alla sua vicenda, anche quindi il popolo liberato dall'Egitto, portato nel deserto, adesso sta per entrare nella terra promessa. Ma Mosè vuole, prima di morire, lasciare un testamento, parole importanti e soprattutto parole che vogliono indicare al popolo come si vive la relazione con Dio e la relazione con le altre nazioni e le relazioni all'interno del popolo di Israele. Vado avanti e troviamo altre belle parole. Riconosci dunque il Signore tuo Dio, Egli è Dio, il Dio fedele che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. È interessante vedere che, e lo capiamo già da queste prime parole di Mosè, la questione è molto molto importante. Qui si tratta del futuro del popolo. C'è un futuro di benedizione, dice Mosè, per mille generazioni con coloro che amano Dio. E Mosè dice: mi raccomando, bisogna amare Dio per avere la benedizione, mantenere questa alleanza. E il grande problema invece è dimenticarsi di Dio. E qui con paroloni molto forti, Mosè dice: guardate che Dio però ripaga direttamente coloro che non lo amano facendoli perire. Davvero parole che forse capiremo meglio dopo, nel seguito del nostro brano. Quello che però è importante dire fin da subito è questo riconoscimento. Dio vi ha scelti non perché siete più grandi, più potenti, non perché siete più belli o migliori degli altri popoli, ma Dio vi ha scelto perché vi ama. Quindi una scelta non legata a una tattica di tipo politico, di tipo militare, di tipo economico. Tante volte le nostre scelte sono proprio legate a delle tattiche di convenienza. Dio invece dice: io vi ho scelto perché vi amo. E Mosè dirà: il Signore vi ha scelto perché vi ama. Lo trovate qui, potete sottolinearlo, al versetto 8. E perché il Signore è fedele, ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri.
Se anche l'uomo spesso non è fedele, non è degno di fede, Dio però è super fedele e ha voluto mantenere questo giuramento fatto con i padri, quindi con i patriarchi e poi nel momento dell'alleanza. Un'altra spiegazione del perché Dio abbia scelto Israele come popolo è per il fatto che Israele è anzi il più piccolo di tutti i popoli. Ed è interessante vedere come Dio ha scelto il più piccolo dei popoli per manifestare in maniera ancora più evidente la sua signoria, la sua grandezza. Se Dio avesse fatto alleanza con un popolo molto forte, tutte le vittorie di questo popolo potevano venire attribuite alla forza militare di questo impero. E invece Dio, avendo scelto proprio i più piccoli, in qualche modo gli insignificanti, manifesta ancora di più la sua grandezza. Quindi non può avere Israele nessun vanto nel dire siamo il popolo eletto, perché l'elezione è grazia, è un dono da parte di Dio che non è stato meritato. Quindi questo è un punto di non ritorno. Israele, come tutti gli altri popoli, non si meritano di per sé l'alleanza con Dio, è un puro dono fatto da Dio. E vediamo adesso cosa dice Mosè continuando la lettura. Se avrete dato ascolto a queste norme e se le avrete osservate e messe in pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la bontà che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà. Benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai tuoi padri di darti. Ma Don, ma da queste parole sembra che il popolo di Israele avrebbe dovuto avere una storia con meno sofferenze di quella che poi in realtà ha avuto, ma come mai? Sì, se voi guardate, potete sottolineare, nel nostro discorso di Mosè ci sono tantissime forme condizionali, cioè se darete ascolto, se osserverete le norme, altrimenti ci saranno guai, no? Quindi è interessante notare come nel discorso di Mosè la benedizione sia condizionata. Condizionata a cosa? Al rispetto dei comandi, delle leggi, in generale della volontà di Dio. Dio dice, se voi mi ascolterete, allora vivrete questa benedizione, ma se non mi ascolterete, se romperete l'alleanza, allora su di voi non potrà che arrivare la sciagura. Quindi la benedizione di Dio è condizionata. È un patto, quello tra Dio e Israele, bilaterale. Nel momento in cui Israele dovesse rompere l'alleanza, allora verrebbero meno tutte le promesse fatte da Dio. Il secondo aspetto è quello che tu, Alessia, hai sollevato, cioè qui sembra che Mosè descriva il futuro di Israele come un futuro glorioso, grandioso, e invece basta leggere alcune pagine della Bibbia, Israele è stato in balia di imperi molto più forti, ha subito l'esilio, ha subito la persecuzione e ha avuto una storia davvero difficile, triste e complicata. Come mai questa cosa? Nella riflessione della Bibbia, il futuro di Israele dipenderà strettamente dal rispetto o meno dell'alleanza sul monte Sinai, dai comandamenti e dalle leggi. Quando Israele potrà rispettare, riuscirà a rispettare le leggi, avrà un futuro bello, glorioso. Tutte le volte che Israele invece non è riuscito a vivere all'altezza dell'alleanza con Dio e non ha rispettato le leggi, ecco che nella riflessione della Bibbia è arrivata la sciagura. Concretamente la guerra, la fame, la peste, la carestia e soprattutto l'esperienza della sconfitta di fronte all'impero assiro e all'impero babilonese. Tutti i fatti della storia che hanno riguardato Israele nella Bibbia vengono raccontati secondo una prospettiva teologica, per cui non si dirà l'esercito babilonese ci ha sconfitti perché è molto più forte di noi, era molto più forte di noi, ma si dirà Dio ha mandato l'esercito dei babilonesi a punirci per i nostri peccati. E questa è stata una sorta di punizione, finché volete pedagogica, istruttiva, però comunque è stata una punizione perché non abbiamo rispettato la legge. Questo è il modo tipico di raccontare la storia che è presente nella Bibbia. E grazie alla tua domanda, Alessia, posso introdurre questo tema. E cioè vedremo nelle pagine che seguono della Bibbia come tante sventure di Israele, tante sfortune, siano rilette come in qualche modo campanello di allarme, punizione mandata da Dio per dire al popolo da questa parte non si va, avete scelto la strada sbagliata perché non avete voluto ascoltare le mie leggi e metterle in pratica.
Ecco, possiamo andare avanti adesso con questa promessa di benedizione, però condizionata, vedete, se avrete dato ascolto a queste norme, se le avrete osservate. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli, non sarà sterile né il maschio né la femmina in mezzo a te e neppure in mezzo al tuo bestiame. Il Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle funeste malattie d'Egitto che ben conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano. Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore tuo Dio sta per consegnarti. Il tuo occhio non ne abbia compassione e non servire i loro dei, perché ciò è una trappola per te. Don, ma l'ordine di sterminio mi sembra davvero duro. Come possiamo spiegarci una cosa del genere? È vero, hai ragione, Irene. Nella Bibbia ci sono, direi, alcuni passi, diverse pagine, nei quali ritorna questo ordine dato da Dio a Israele. Dovete sterminare le nazioni che troverete sul vostro cammino. Quelle nazioni che abitano la terra promessa, nella quale siete voi destinati a risiedere, dovete eliminarle, sterminarle. Perché? Perché motivo? Lo dice già qui la Bibbia, perché sono una trappola per te. La loro presenza in mezzo a te ti porterebbe a nuovi culti, nuove divinità, ti porterebbe all'idolatria. E allora piuttosto che tu diventi idolatra, che tu ti dimentichi del vero Dio e adori altre divinità, dice Dio, stermina queste altre popolazioni che ti potrebbero trarre in inganno, essere per te una trappola. È chiaro che per fortuna noi siamo allergici a discorsi del genere, non solo allo sterminio di popoli, ai genocidi naturalmente, ma siamo forse ancora più allergici al fatto, al solo pensiero che Dio possa ordinare di sterminare delle nazioni, uomini, donne, bambini, animali, di fare piazza pulita, peggio di una bomba atomica, con un ordine tra l'altro dato da Dio. È qualcosa giustamente di inconcepibile. Com'è che possiamo allora cercare di spiegare per che motivo troviamo nella Bibbia una frase così difficile, così ostica, come l'ordine di sterminare? Prima di tutto dobbiamo ricordarci che la Bibbia è parola di Dio, però in parole umane. E cioè, a scrivere la Bibbia concretamente sono stati degli autori umani che vivevano in un'epoca, in un luogo, con la loro cultura, con i loro valori. Un'epoca antica molto più violenta rispetto all'epoca dei diritti nella quale viviamo noi. Un'epoca che non faceva grande scrupolo, non si faceva grande scrupolo a mettere in bocca a Dio anche modi di vedere della vita di quei tempi, e quindi uccisioni, stragi, stermini. È chiaramente qualcosa di condizionato a un'epoca, a una cultura. Per fortuna, man mano che ci avviciniamo al Nuovo Testamento, alla figura di Gesù, vediamo che passa sempre di più in secondo piano, o addirittura scompare, questo aspetto di un Dio violento, di un Dio vendicativo che ordina lo sterminio, e invece assume sempre più spazio e rilevanza il Dio che fa grazia, che usa misericordia, che ci dice di amare anche i nemici. Quindi quando nella Bibbia troviamo parole come questa, dobbiamo sempre contestualizzare, capire che la Bibbia ha un messaggio che nel suo nucleo è un messaggio per tutti i tempi e per tutte le persone, ma è un messaggio che è impastato, incrostato di elementi contingenti. Nella Bibbia, ad esempio, si dà per scontata la schiavitù, nella Bibbia si dà per scontata la condizione della donna inferiore all'uomo, in tante pagine, in tanti passi, tutte concezioni superate. Per cui abbiamo bisogno di dividere e di distinguere ciò che resta immutabile e ciò che invece è legato a un tempo, a una cultura. Sicuramente quest'ordine di sterminio è legato a un tempo e a una cultura, e quindi non va assolutamente enfatizzato e soprattutto non va letto alla lettera, come rischieremmo di fare se non avessimo a disposizione altri strumenti che un po' alla volta cerchiamo di vedere insieme. Ma quindi qual è il significato complessivo di questo brano? Sì, questo brano è un monito molto forte di Mosè al popolo di Israele. Dice: il popolo di Israele, adesso io morirò, ma voglio lasciarti un testamento importante. Considera che sei stato scelto da Dio per amore. Dio non ti ha scelto perché sei il migliore, non vantarti dei tuoi meriti, sei un popolo testardo. Dio ti ha scelto perché sei un popolo piccolo, per manifestare ancora di più la sua bontà, la sua signoria, la sua gloria. Ti ha scelto, ti ha eletto, ha fatto alleanza con te.
Di fronte a questa alleanza ti ha promesso una bella benedizione, un futuro di gloria, a patto che tu osservi le sue leggi. E in cosa consistono le leggi di Dio? Nell'amare Dio con tutte le forze e nell'amare il nostro prossimo. Quindi questo penso sia il nucleo del brano. E poi c'è quell'aspetto così scomodo, ma che abbiamo cercato di spiegare, riguardante lo sterminio. Ecco, secondo quella mentalità antica, perché il popolo possa preservarsi nella sua integrità e non adorare altre divinità e quindi non perdere di vista Dio, bisogna fare, diciamo così, piazza pulita di qualsiasi altra tentazione. Direi che questo è il nucleo del nostro brano. E questo, penso, è il punto importante anche per noi, quello di rimanere attenti a queste parole di Mosè, perché riguardano il popolo di Israele, ma naturalmente parlano anche a tutti noi. Se noi seguiamo Dio, amiamo Dio, non potremo che nella nostra vita vivere una vita di benedizioni. Se noi ci stacchiamo da Dio, spesso ci stacchiamo dalla nostra vera umanità e nella vita puntiamo in basso e le cose naturalmente non saranno altrettanto belle che per chi nella sua vita ama Dio e ama il prossimo.